Giampaolo Motta, direttore generale di Spediporto. Oggi assemblea pubblica, tantissime autorità, tantissimi spedizionieri. E una cosa che ci viene da chiedere, anche perché lei ne parla nella relazione che adesso tra poco andrete a illustrare. Oggi tutti parlano di aeroporto, le autorità, i privati, le grandi compagnie. 5 anni fa, se non vado errato, Spediporto, che cosa ha fatto? Lanciò il progetto del rilancio del cargo aereo e lanciò il progetto del consorzio GOAS. 5 anni fa abbiamo riunito intorno al consorzio 21 case di spedizione con la volontà di rilanciare il cargo nell'aeroporto di Genova, convinti che il nostro scalo possa avere un ruolo determinante a livello non soltanto nazionale ma anche internazionale per mettere in contatto il mondo dell'industria della portualità con i grandi hub aeroportuali. E E questo è stata non è un. stato molto facile per arrivare No, alla partenza. non è stato facile arrivare alla partenza, ma come si sa, bisogna fare cultura anche. E a Genova mancava la cultura di uno scalo aeroportuale che era vissuto soltanto come scalo asservito ad un traffico locale, mentre ha un valore importante a livello strategico, sia per quanto riguarda il turismo crocieristico, ma anche la merci. Quindi quello che noi abbiamo fatto è far risvegliare l'attenzione delle amministrazioni e degli investitori privati sulle potenzialità di uno scalo che è un unicum a livello nazionale e che presenta caratteristiche tali da essere sicuramente nell'interesse anche di grandi player. Grazie, dottor Grazie Botta, buon a voi, lavoro. grazie.